Il 2019 è stato un anno intenso per il Calcit di Andria, che ha celebrato il 35esimo anno di attività nel segno della svolta. L'associazione, pur mantenendo inalterato il suo obiettivo, dunque il sostegno economico in favore dei malati di tumore bisognosi, si è aperta al territorio con iniziative di carattere culturale, scientifico e sociale. Il racconto di tutto questo è stato descritto nel numero unico che verrà distribuito alla città di Andria nel prossimo fine settimana. Ieri la presentazione di questo giornale. Vediamo. 35 anni di attività nel 2019. Che anno è stato? È stato un anno molto intenso. Molto intenso perché costruito sin dal 2018 con l'intenzione di celebrare una ricorrenza storica, i 35 anni dell'associazione, con tutta una serie di iniziative che sono cominciate con la presentazione della rete oncologica pugliese nella sala consiliare del comune di Andria, a cui hanno partecipato ovviamente tutti gli interpreti, tutti gli attori di questa rete che darà vita a tutta una serie di organizzazioni all'interno della sanità pugliese con il termine dei viaggi della speranza. Il Calcit è nato esattamente 35 anni fa, nel 1984, in questa scuola, la Scuola Media Vittorio Emanuele III, in cui ci troviamo in questo momento, ad opera di alcuni docenti che volevano ricordare un loro collega deceduto per il cancro e per dare vita ad una idea importante, riprendendo l'attività di una associazione Calcit presente ad Arezzo in quel tempo, per portare avanti tutta una serie di iniziative volte ad aiutare le persone ammalate di cancro in stato di necessità. Che situazione sta vivendo Andria in questi anni? Chi si ammala e perché si ammala? Vi siete fatti un'idea? È il problema principale che ci siamo posti insieme a tante altre associazioni andriesi, fondando appunto il forum Ambiente e Salute, a cui anche il Calcit ha aderito in primis, e da ultimamente abbiamo partecipato anche alla marcia per promuovere gli stili di vita e appunto per portare all'attenzione della città un problema fondamentale, che è quello appunto dell'aumento dell'incidenza dei casi di cancro. Perché l'ambiente andriese non è più salubre, è molto inquinato e si stanno valutando tutte le azioni da portare avanti in questa direzione. Che cosa chiedete alla politica che verrà, che amministrerà questa città, e che cosa invece dite ai cittadini? Quali precauzioni prendere? Alla politica diciamo di farsi carico finalmente di un problema reale, di un problema che la città sente molto e che vive in prima persona perché appunto in molte famiglie c'è almeno un caso di cancro e noi ci siamo per intervenire attivamente e fattivamente.